Ciao a tutti, buona domenica, benvenuti in questo nuovo video. Ancora vi parlo oggi di note olfattive. Andiamo avanti un po' con questo argomento che avevo lasciato in sospeso per un po' di tempo e mi è tornata la voglia di parlare delle materie prime dei profumi. Oggi parliamo di profumi con la nota dello zenzero. Lo zenzero in profumeria viene utilizzato grazie all'olio essenziale di zenzero che si ricava da questa radice che tutti conosciamo, che utilizziamo in cucina, che utilizziamo in erboristeria, perché lo zenzero ha parecchie proprietà curative. Innanzitutto fa molto bene la radice di zenzero per il mal di gola, sia se lo assumiamo sotto forma di tisane, di infusi, ma anche per esempio lo zenzero candito. Io lo utilizzo spesso quando ho problemi di mal di gola, ma fa bene allo stomaco. Insomma, lo zenzero ha un sacco di virtù e una delle sue virtù è anche quella di stimolarci a livello olfattivo, di darci il buon umore, perché è una spezia che dà questa caratteristica fresca, dolce, piccante ai profumi quando viene inserita tra le note. E si combina molto bene sia in profumi con la caratteristica di essere profumazioni fresche, rinfrescanti, a volte estive, ma la troviamo anche nei profumi caldi, nei profumi con caratteristiche a volte invernali, profumi che si indossano volentieri quando fa freddo. Quindi è una spezia che ci riscalda e ci rinfresca al momento stesso. E oggi vi parlo di 10 profumi che hanno questa nota olfattiva e comincio subito da uno dei primi profumi al quale ho dedicato il penultimo video qui nel mio canale, che è stato anche uno dei primi ad utilizzare la nota dello zenzero, e questo è il Classique di Jean-Paul Gaultier. Andate a vedere il video che ho dedicato a questo capolavoro, a questa opera d'arte della profumeria, che negli anni 90 è stato uno dei primi ad utilizzare lo zenzero in questa fragranza, unito a una meravigliosa nota di fiore d'arancio e ad altre note speziate. Questa è la versione eau de toilette e la definirei una fragranza con caratteristiche speziate e fresca la nota di zenzero. Lo troviamo ad esempio in profumi come l'Interdit di Givenchy nella versione rouge, nell'apertura. Abbiamo qui un'apertura dove zenzero e arancia si combinano divinamente. Questo è un profumo meraviglioso, è uscito nel 2021, già compie un anno questa meraviglia che ricorda tanti profumi di nicchia. Sembra veramente un profumo assolutamente non commerciale questo, e io lo adoro, ed è arrivato a rimpiazzare il classico Interdit. Questo Interdit di Givenchy, questo flanker, il rouge, si fa ancora più intrigante, più misterioso, più sensuale grazie alle note di fondo come il sandalo, ad esempio, che troviamo proprio come fondo, che conferisce caratteristiche legnose alla fragranza. Rimane sempre nel cuore la tuberosa, che caratterizza anche il primo Interdit, e ovviamente questa è una tuberosa davvero bella, carnosa, bella sensuale, ma non ci si poteva aspettare altro da uno dei nasi profumieri, perché sono ben tre i nasi che hanno collaborato in questa fragranza, e dico un naso profumiere come Dominique Ropion, che sa fare miracoli quando va a lavorare la nota della tuberosa. Basti pensare a Carnal Flower di Friedrich Mall. O Frédéric Malle, ecco, qui ha avuto un influsso tedesco, perché stavo pronunciando il nome in tedesco, ma deve essere la vicinanza del Trentino con l'Austria. Ecco, quindi qui abbiamo sì la nota di zenzero, ce l'abbiamo in apertura, ma non è una nota
che prevalga sulle altre, come non prevale neanche in questa creazione di Morillas del 2000, che è il mitico Miracle di Lancôme. Anche qui abbiamo la nota di zenzero insieme ad altre note speziate. Questo è un profumo speziato floreale, speziato caldo, perché è anche un profumo caldo al tempo stesso, e ha delle note floreali come per esempio il gelsomino al suo interno, ma parecchie sono le note un po' pepatine che creano questo sentore speziato un po' piccante, frizzante, profumo davvero buonissimo, creazione di Alberto Morillas. E adesso ci addentriamo sempre di più nella nota, nei profumi che sono più caratterizzati di questi di cui vi ho parlato, dalla nota di zenzero, e qui c'è una vecchia gloria, un profumo che ho utilizzato tantissimo, che ho riacquistato più volte e che ho riacquistato nella versione da viaggio da 15 ml, si tratta di vaniglia e zenzero di Erbolario, profumo davvero buonissimo. Qui lo zenzero si sente tantissimo, ma proprio tanto, mescolato a una splendida nota di vaniglia. Eccolo qui, fortunatamente l'hanno riproposto, che non è molto, sarà un anno, perché vaniglia e zenzero per un lungo periodo era stato tolto da Erbolario, non si trovava più in commercio. Finalmente, grazie Erbolario, che mi avete ridato questo profumo caldo e speziato, questo vanigliato speziato stupendo che è vaniglia e zenzero. E poi un profumo che sa di zenzero allo stato puro, infatti si chiama Zenzero della Giamaica, elisir di profumo, è quello di Perlier, un profumino da pochi soldi, ma se volete sentire zenzero al 100%, qui non c'è nessuna evoluzione, non stiamo parlando di un profumo assolutamente complesso, ma se volete avere l'idea di cosa sappia, di che odore sappia una radice di zenzero, spruzzate questo profumo anche nell'aria, perché lo trovo anche carino come profumo per l'ambiente, perché ha quel sentore proprio di zenzero rinfrescante. Ecco, ovviamente qui è utilizzata di più la molecola chimica, non aspettatevi l'olio essenziale di zenzero, perché sono profumi chimici di solito questi qui, come anche direi non ce la possiamo aspettare in quest'altro che contiene lo zenzero di Tesori d'Oriente, che è vaniglia e zenzero del Madagascar, che ricorda un profumo di Kenzo, il Kenzo appuntamento alle 5, adesso non mi ricordo più il nome del profumo, at 5 o'clock, post meridie, non mi ricordo, so che di questo ve ne ho parlato in uno dei miei primi video sui Tesori d'Oriente, profumo davvero carino, un bel vanigliato caldo, qualcuno l'ha paragonato, ho visto, a vaniglia e zenzero di Erbolario, vi assicuro di no, perché sono due profumi completamente differenti. Diciamo che vaniglia e zenzero di Erbolario è uno dei miei profumi del cuore, questo di Tesori d'Oriente, devo essere sincera, lo utilizzo davvero molto poco, però è un profumo carino e quindi mi sembrava un po' di fargli un torto a non proporlo, anche perché vi ho già detto più volte che i profumi di Tesori d'Oriente, pur non avendo al loro interno magari oli pregiati, materie prime di pregio, hanno un buon inci rispetto ad altri profumini che troviamo, magari ho visto anche alcune linee cinesi o arabe che sono strachimiche, e quando io le spruzzo mi danno proprio fastidio quando respiro la fragranza. Questi no, perché vedendo anche l'inci hanno al loro interno spesso anche ad esempio non so se addirittura il tocoferolo, qualche sostanza comunque lenitiva sulla pelle, a volte anche dell'aloe ho trovato in questi, comunque insomma non sono davvero malaccio. E un profumo che è il mio preferito con la nota di non è il mio preferito in assoluto, ma è il mio preferito tra quelli che ho in collezione con la nota di zenzero, ed è il Twilly di Hermès. Qui abbiamo una meravigliosa tuberosa unita alla nota di zenzero, e lo zenzero qui è veramente
distinguibile, si sente tantissimo, è stupendo. Se in Entre Deux Rouges di Givenchy, questo profumo stupendo, è solo a mio avviso una nota di supporto lo zenzero. Qui lo sentite, lo zenzero è fondamentale, è il re insieme alla tuberosa di questa fragranza stupenda che riesce ad essere sensuale ma allo stesso tempo frizzante e fresca, perché questo trovo sia un profumo quattro stagioni che si può indossare in primavera come in autunno, come in inverno. Bellissimo, oltre che davvero carino. Il flacone con il fiocchetto che ricorda anche i foulard e i colori proprio dei tessuti di Hermès. E poi adesso vi parlo di un profumo che qui veramente abbiamo al suo interno l'olio essenziale di zenzero, è proprio contenuto, ed è il Jilted Elf di Lush. Questo è un profumo che sa d'inverno, che sa di Natale, è un profumo che vi porta da Babbo Natale dritti in mezzo agli elfi. Si chiama Jilted Elf di nome e di fatto. Qui abbiamo lo zenzero che è accompagnato da una bellissima nota di cannella, però non una cannella dolce da pasticceria o da torta. Non è per niente una cannella gourmand, perché questo è un profumo che vira di più verso l'aromatico. Qui c'è tra l'altro al suo interno, oltre all'olio di zenzero, alle foglie di cannella, anche l'assoluta di osmanto, che aiuta a fissare i profumi e a farli durare di più. Infatti, questa fragranza, questo body spray di Lush, è davvero molto duraturo sulla pelle, come altri body spray della Lush. Questi li trovate a partire dai 25 euro, il prezzo è davvero conveniente perché si tratta di un 200 ml di prodotto, e chi ama, chi cerca profumi e fragranze che abbiano dei sentori naturali, chi dà molta importanza a questi aspetti anche nei profumi, oltre che nei prodotti corpo, come ad esempio nelle creme, in tutti i prodotti per la cura del viso e del make-up, io ve lo consiglio in assoluto. Di questo profumo ve ne parlo anche nei profumi, tra l'altro, con le note di cannella, perché direi che qui domina proprio, secondo me, la cannella, poi insieme ad altre note speziate, ma si sente davvero tantissimo. Ma qui abbiamo proprio dentro l'olio essenziale di zenzero. E poi invece lo zenzero lo troviamo anche come nota speziata in questo profumo che uscì a Natale e fu proposto da Bottega Verde. Questo sì è un profumo che sa di cannella e di dolci di pasticceria, e abbiamo lo zenzero unito alle note di cannella, alle note di mandorla. Io quando l'ho descritto per Natale questo profumo ho detto che mi ricordava un po' la fiaba dell'omino di marzapane. Che sono quei biscotti speziati e che si usano tanto a Natale, ed è proprio un odore tipico natalizio. Io spero che lo ripropongano, perché adesso, se andate da Bottega Verde, probabilmente non si trova in questo periodo, perché questa non è una fragranza da primo autunno o da estate, pur essendo davvero poco duratura sulla pelle, perché dura un soffio, su di me durerà un body mist, ma durerà mezz'ora, se tanto, però è mezz'ora di goduria. Tende a rimanere impregnato sui vestiti perché, annusando questo pompon, io ci sento proprio la fragranza che è rimasta impregnata in Ehi Dolcezza di Bottega Verde. Ehi Dolcezza, anche questo proprio un nome azzeccato per questo body mist davvero molto carino e che riutilizzerò molto volentieri a Natale. E concludiamo in bellezza con un profumo che è qualcosa di fantastico. E questo, wow, questo devo dire, wow, è un profumo
che è un capolavoro davvero per la sua originalità, per la sua particolarità, un profumo di quelli che non si sentono tanto in giro, ed è il Dark Amber and Ginger Lily nella versione delle colonie intense di Jo Malone. Questo profumo è qualcosa di stupendo, stupendo. Qui abbiamo lo zenzero nelle note di apertura, ce l'abbiamo assieme ad altre note speziate, abbiamo anche note di cardamomo. È stupendo, stupendo. E questa fragranza io avrei detto che aveva anche note tipo quella del giglio, anche se non è elencata tra le note di cuore di questo. Di questo profumo, perché ci sento questo sentore meraviglioso a un fondo dove c'è anche una nota incensata, un incenso bianco, un incenso particolare, però non è un profumo che diventa fumoso e incensato come altri profumi, non è un incenso clericale, se è quello che volete, che volevo dirvi. E poi c'è quest'ambra stupenda. È qualcosa da provare, è un profumo sì, magari che va sentito, particolare. E altra notizia che vi devo dare riguardo a questo profumo è che spesso molti profumi di Jo Malone peccano in persistenza, invece questo dura veramente bene addosso, ha un'ottima persistenza, vi dura anche tutto il giorno. Se cercate la persistenza nei profumi di Jo Malone, io consiglio di orientarsi sempre sulle colonie intense, perché quelle durano più a lungo sulla pelle rispetto invece a quelle nei flaconi trasparenti, le colonie classiche, che durano alcune come un eau de toilette, altre sono proprio davvero delle colonie. Qui, secondo me, il prezzo vale tutto quello che c'è qua dentro, perché sono profumi impegnativi come prezzo, ma per quanto mi riguarda sono stati soldi davvero ben spesi. E ho concluso questa rosa di profumi con la nota di zenzero. Ce ne sono molti altri, c'è anche 5 o'clock au gingembre, gingembre, gingembre di Serge Lutin. Ce l'abbiamo anche nell'ultimo profumo uscito di Manila Grace, o Fresh, anche lì c'è una nota interessante di zenzero. Ce l'abbiamo in profumi di Guerlain, insomma, una nota che oggi si utilizza parecchio ed ha sempre un bel tocco fresco, frizzante in molti profumi all'apertura. Profumi che a volte diventano caldi, a volte rimangono freschi. C'è chi si evolve, chi non si evolve. Questo si evolve tantissimo. L'ultimo, questo profumo che è da veramente un qualcosa di indescrivibile per quanto è buono, per la sua bellezza. E vi parlo anche per chiudere, perché ho chiuso con le fragranze, di due creme che ho utilizzato che associo a questi profumi. E una che io ho preso è questa qua di Balea, che è proprio allo zenzero. Le creme di Balea hanno il vantaggio di essere delle creme che hanno un buon inci, si trovano al DM, al Drogerie Markt, e questa catena tedesca adesso fortunatamente si trova in Italia e offre veramente dei prodotti molto interessanti soprattutto per l'inci e il rapporto, diciamo, qualità-prezzo. Questa non so se si trovi sempre. Allora, devo dire una cosa, che sì, si sente molto l'odore dello zenzero, però non mi ha fatto proprio impazzire, nel senso che sento anche un leggero sentore che vira quasi verso un odore di detersivo, ma si accompagna alla fine bene con quasi tutti i profumi che hanno la nota di zenzero, nel senso che non crea strani cocktail, non fa cortocircuito, per intenderci.
e non lo so se la riacquisterò. La riacquisterò se non troverò altro di meglio, ecco, che mi soddisfi. Oltretutto, volevo dirvi che oltre all'estratto di zenzero in questa crema è contenuto anche olio di moringa e questo, insomma, direi che è una buona notizia per quanto riguarda gli ingredienti che sono all'interno di questo prodotto. L'altra crema che mi piace di più, ma l'INCI sappiamo che dei profumi commerciali per quanto riguarda le creme corpo che troviamo anche nei cofanetti, non è magari il massimo, hanno un INCI così così, ed è la sua, il latte idratante, la crema del Twilly di Hermès. Però questa non la posso utilizzare con tutte le fragranze, perché qui si sente moltissimo anche la nota della tuberosa, quindi se me lo vado per esempio ad utilizzare assieme al Gilt Delph, per esempio questo qua che sa anche di cannella e altre spezie, con la tuberosa non funziona, mi rovina un po' quella che è poi la fragranza. Invece se lo associo a questa, è un po' più neutra, ha questo odore mononota di zenzero. E quindi volevo dire, se associo questi due ci può stare, ecco, l'accoppiata. Niente, fatemi sapere invece anche voi se avete se avete provato qualche crema corpo con la nota di zenzero che sia un prodotto valido. Come ripeto, non è male, ma se trovo qualcosa di meglio, sono disposta a tradire questo prodotto di Balea. E siamo arrivati alla fine anche questa domenica, di questo video su questa bellissima nota dello zenzero che inizia un po' a riscaldare, queste giornate di autunno che si stanno accorciando, che stanno diventando un po' più fresche, dalle mie parti anche un po' più fredde, con qualche giornata un po' draculesca con queste mattinate con la nebbia, il brutto tempo. Dalle mie parti anche è piovuto parecchio in questi giorni. Insomma, lo zenzero è una mano santa a cominciare da ottobre, direi. E vi mando un grosso bacio, vi saluto, vi auguro buona domenica e a presto qui nel canale di Note di Profumo al prossimo video profumoso.